consapevolezza mi uccide, sento già qualcuno che ride. Dai Caterina, un nemmeno, mi sento già più sollevato. Ma tu, credi che se facessimo amicizia col buio, cioè magari lui ci lascerebbe in pace? Boh, forse, ma non so se ci riusciremo mai. E dubitare ti conviene, perché ti manca sta a volere bene. E va, e ciò che Caterina, secondo te non sono operato il giorno zero? Sì, invece che lo sei, guarda me, sto tremando come una poi. Avanti bambini, un momento di... Sì, è giusto. La squadra preferita preferita. Ma stai zitta! La squadra preferita a vostra disposizione, non mi capita tutti i giorni, o sì? Avanti bambini. Sì, cioè... No, non ci capita mai. Mi pare noce. Ma no! Sappiamo dove andare, vero? Sì, come no? Allora andiamo di là. No, meglio di qua. Ma no, mi è parso di vedere qualcuno, va meglio di là. No, mi è parso di vedere qualcosa, va bene di qua. Ehi, ma guarda, lì ci sono delle indicazioni, no? Lo so. Da quella parte si va, Alice attraverso lo spettro. Al lago dei ghigni? All'isola del terrore? L'ultimo dei mostri cani, 20.000 streghe sotto i mari. Ma dove siamo? Mi ricorda qualcosa? Che cosa vuoi? Sì, già, sembra di stare proprio una bibliotechina dell'orrore. Sì, sembra una piccola bibliotechina dell'orrore, ma dove siamo? A me viene pianta. Pianta! Grazie. Le alternative non sono male tante. Non riuscirete ad andare avanti. Gnaffa. Mi è parso di sentire qualcuno. Sì, volete fare la festa? No, no, no. Intanto. Allora, vai indietro, grazie. Caterina, mi è parso di sentire qualcuno. Chi mi ha chiamato? Lasciamoli per un po'. Sì, del resto sono in buona mano. Lorenzo, ma io ho sentito qualcosa. Chi mi ha chiamato? No, noi no! Ci avete chiamato proprio voi. Mi presento, sono qualcuno. Mi presento, sono qualcosa. Siamo la coppia più vaga del mondo. A noi non piace sapere, non sopportiamo. Non sopportiamo, no, gli orari. Meglio corti e precisi. Appuntamenti saltati. Appuntamenti saltuari. Noi non capiamo. È quasi ora di cena, ma è ancora tutto spento in cucina. E voi chiedete, che si mangia stasera? Vi si risponde, qualcosa. Domani torni a casa da solo, tanto le chiavi ce le hai. Ma voi chiedete, chi trovo? Vi si risponde, qualcuno. Ti senti spaesato? Perso. Non amato? Senza punti di riferimento. Non hai certezze? Sì, è proprio vero. Mi dà un fastidio non sapere cosa mi succederà, cosa mi accadrà. Anche io mi sento uno schifo quando non mi si dicono le cose. Beh, sai che è fortunato. Giovanni, lui sa sempre tutto. Sa chi lo deve prendere. Quando deve andare a letto, quando può guardare la televisione, quando può uscire con gli amici e quando no. Lui sì che è fortunato.
Hai ragione, è dato lui. Oh, che vita noiosa. Ne sei persuaso? Tutto programmato, niente di certo a caso.